Subito Davide Biocchi che è in collegamento con me. Buongiorno Davide, ben trovato. Rapporto Censis 2019, cosa emerge? Davide, ti lancio subito questo input perché poi apre una serie di ragionamenti intorno all'andamento dell'economia in generale e di come ci poniamo noi di fronte al quadro macroeconomico. Nel 2017 la parola chiave fu rancore, nel 2018 cattiveria, ora la parola che sembra dominare proprio il rapporto annuale del Censis è incertezza. Mi verrebbe da dire, Davide, ça va sans dire. Sul suo sito anche una breve, tutto dire, diciamo che il report è molto voluminoso e ne pubblica lui stesso una breve recensione che consiglierei a tutti di leggere perché è un ottimo spaccato del paese. In realtà però io prendo solo una parte di questo perché poi ci potrebbe dare materia per discutere ore e ne farei solo una esemplificazione che poi magari approfondiremo se avremo modo, chissà, di entrare più in dettaglio nei temi, ma faccio notare questo. Esattamente, prendiamo questo. Allora, i mercati finanziari sono emotività spesso, no? Cioè l'emotività degli investitori si riflette poi, e lo abbiamo visto soprattutto nei ribassi, basta qualche scricchiolio la settimana scorsa all'ISM americano e subito le vendite arrivano e c'è emotività ovviamente in tutto ciò. Ma l'emotività c'è in tutte le cose della nostra vita, evidentemente, no? Allora, noi sappiamo per esempio che in borsa ogni tanto la forchetta si tira troppo, cioè i mercati crescono troppo in fretta o scendono troppo in fretta, allora poi avvengono i rimbalzi o i movimenti, gli storni repentini che poi lasciano il passo magari di nuovo ai rialzi, ma insomma tutto questo accade. E bisogna anche dire che qui noi siamo, cioè le borse ribassano dal 2007, noi siamo da più di 10 anni in crisi. A marzo del 2020 festeggeremo 20 anni di ribassi di borsa, di cui gli ultimi 10 spesi a consolidare sotto questi 24.500 punti, mal contati, insomma. Se si guarda il report del Censis, il 69% degli italiani sono in incertezza sul futuro, ma incertezza in senso negativo, cioè timore che le cose non vadano bene. Se si somma questo, il 13% che invece dice che siamo già spacciati per certi versi, no? Leggere il report per provare, si capisce che l'82% degli italiani è molto pessimista sul nostro futuro. E quando l'82% è molto pessimista, visto che ci sono delle resistenze, degli zoccoli duri, non può essere che siano pessimisti il 100%, significa che stiamo grattando il fondo del barile, cioè secondo me una svolta potrebbe non essere lontana e chissà che 20 anni dopo, nel 2020, noi non si riesca, perché la borsa anticipa sempre un po', quindi dal primo segnale, dobbiamo essere tifosi del tentativo di superare questo scoglio dei 24.400 punti, che può essere la svolta perché sarebbe un'inversione di trend ventennale e la borsa potrebbe poi portarsi dietro tutto. Ci sono delle cose che mi fanno essere un pochino più ottimista, ma vedremo se avremo tempo di entrarne dentro. Infatti, quindi per chiudere, in una parola sola potrebbe, cioè una parola, in una frase sola potrebbe esserci la svolta, poi ovviamente tutto è da vedere, Davide, giusto? E mettiamo un punto qui per poi tornarci più Certo, ci avanti. vuole un po' così di consenso anche a livello globale, no? Però dai, la Brexit sembra prendere un certo verso. La trade war magari si aggiustasse un po', ecco che allora avremo già l'innesco per questa crisi. Va bene Davide, allora io ti dirò anche una cosa, visto che ne approfitto per ricordare ai nostri amici di seguirci anche sul sito Borsa e Finanza, dove peraltro noi settimanalmente proponiamo delle interviste con te, insomma io e te facciamo questo faccia a faccia per capire un po' di più, no, di quello che sta avvenendo sui mercati. Magari questa settimana possiamo riprendere, se sei d'accordo, questo rapporto del Censis, perché appunto, magari attraverso delle specifiche un po' più dettagliate riusciamo a capire se davvero questa svolta di cui parliamo e a cui miriamo tutti potrà essere davvero un po' più vicina del previsto. Bravissima, vorrei dire questo, ovviamente i numeri sono di là da venire, ma esattamente come nella macroeconomia, quando i numeri non sono ancora quelli che uno si aspetta, contano i PMI, gli ISM, cioè i dati di sentiment, ecco allora io vorrei provare a fare un ragionamento di sentiment, e quindi con dei margini di errore ovviamente, però di sentiment, diciamo così, su questa situazione che emerge dal censo, su questo quadro che emerge dal censo. Va bene, io guarda, sto mostrando l'intervista che è stata pubblicata venerdì scorso. La finanza, questa è una vignetta che tu hai utilizzato per un tuo libro, no? Beh, In cui. diciamo che è una vignetta che io
ho chiesto a una disegnatrice, che è quella che ha fatto tutte le vignette storicamente nel mio libro, che si chiama Xochitl, diciamo di farmela, perché secondo me spiega bene la finanza, ok? Ma può spiegare bene anche la porta del Censis, se uno vuole, no? Basta collocare a un certo tipo di attori una classe sociale differente e ci siamo. Ed evidentemente è molto d'impatto, e a me è servita per spiegare alla fine con grande semplicità il software che ho fatto per aiutarmi in borsa nel cercare di individuare diciamo quello che fosse il trend di fondo, quello più basico, però anche più facile da seguire, visto che oramai fare certo tipo di operatività come lo scalping è stata quasi cancellata dalla presenza dei software che fanno trading, ma ci sono altre strade, e questo software, che ha più di 10 anni di storia, esattamente 12, è nato nel 2007, in realtà mi ha aiutato molto in questi anni. Va bene, insomma, no, io ti stavo chiedendo, sorridendo, se alla fine questa vignetta è un evergreen, insomma, sì, non è che cambia a seconda o nonostante i market... Nella versione più completa, sì? C'è una testa di un pesce squalo gigantesco, ancora più grande. Che sbuca da dietro e si mangia tutto il resto. Ah, quindi insomma, esatto, solo apparentemente... C'è anche il piano B, devo dire. Ok, solo apparentemente in questo caso il vincitore è questo squalo grosso. Esattamente, poi, è solo temporaneo. Ecco, solo temporaneo, magari faremo anche lì un passo avanti e la riproporremo in un'altra occasione. Comunque questa è un'intervista molto interessante, insomma, mi sento di dirlo, senza nessun conflitto di interessi, che Davide Biocchi ci ha rilasciato la settimana scorsa, quindi se avete voglia di leggerla, borsafinanza.it, in attesa della prossima, quella che pubblicheremo questa settimana sul nostro sito. Allora Davide, per arrivare appunto a questa settimana, che in realtà è ricca di market mover, che cosa ti aspetti tu dalle banche centrali, le elezioni in Gran Bretagna, e poi arriviamo fino a domenica prossima, quando è la data X per l'entrata in vigore dei nuovi dazi, se non si troverà un accordo ovviamente tra l'America e la Cina? Ma intanto, per cominciare, diciamo che se guardiamo a una delle situazioni più interessanti di questa settimana, che sono le elezioni inglesi, più che quello che mi aspetto io, guardiamo quello che si aspetta la sterlina, che è una specie di exit poll sistematico su queste elezioni. Allora, io credo che la sterlina abbia già decretato che il vincitore delle elezioni sarà Boris Johnson e che si andrà verso una Brexit ordinata. Avevamo indicato un target pro tempore per la sterlina, un primo target, ne avevamo indicati 0,85 e 0,83, parliamo di euro sterlina, cambi. Da 0,85 sì, ci siamo arrivati. Mi sarei aspettato che in attesa dell'esito delle elezioni ci si fermasse da quelle parti, per poi puntare 0,83 nel caso di vittoria di Johnson, che vuol dire Brexit ordinata. In realtà, visto che gli exit poll lo danno per ora come vincitore quasi certo, la sterlina ha rotto gli indugi e ha anticipato, insomma, fondamentalmente si sta già dirigendo essa stessa verso 0,83. Evidentemente solo un cambiamento al momento, probabilmente inatteso, no? Diciamo così, o comunque non valutabile, stante gli attuali sondaggi, di uno scenario modificato da quello attuale, potrebbe portare una sterlina invece a ribasso. In questo caso la sterlina va a rialzo, o meglio dire l'euro va a ribasso, e 0,83 sembra il target naturale di questa figura. Ok. Poi potrebbe anche esserci il successivo, che è poco sopra 0,80, però qui siamo in uno scenario già forse a Brexit avvenuta, dal mio punto di vista. Invece sul fronte ancora più globale, quindi parliamo dei dazi di Trump, visto che fino a... Parliamo dei dazi di Trump, visto che tu hai citato l'intervista di questa settimana, diciamo di quella precedente, e diciamo che se uno la vuole prendere un po' col sorriso, diciamo che la telenovela continua, nel senso che Trump ogni tanto spoilera, che la situazione però è questa, bisogna sperare. Cioè, voglio dire, è chiaro anche dai dati, no? Sono usciti anche dei dati in Cina che raccontano dell'export. Se la Cina, cioè la Cina tra i due è quella che soffre di più, abbiamo visto l'America, aveva un ISM così, certamente, ma i dati di lavoro raccontano che l'America continua ad andare forte. La Cina invece qualche piccola difficoltà in più ce l'ha, e quindi noi siamo lì che ragioniamo su questi aspetti e su questi elementi, cioè che... questi dazi forse fanno più male alla Cina, ma d'altronde ne avevamo già parlato tempo fa.
diciamo che 500 miliardi di dollari di merci esportate dalla Cina contro circa 160 di merci esportate dagli Stati Uniti in Cina. È chiaro che se si fa la guerra sui dazi, i cinesi sono quelli che hanno più da subirne, no? Quindi ritorniamo a quei numeri, ci sono 350, 340 malcontati miliardi di dollari di surplus di esportazioni dalla Cina verso gli Stati Uniti che vengono impattati. Siccome poi si parla di dazi che potrebbero essere messi anche alla Germania, alla Francia, magari anche all'Italia, cioè gli Stati Uniti stanno dicendo: noi siamo dei grandissimi consumatori, siamo molto consumisti, se volete venire a vendere qui o accettate delle regole oppure io metto i dazi. Per certi versi poi Trump non è una figura che, come si può dire, divide molto, ok? C'è chi lo sostiene, chi gli è proprio contro, però su questa faccenda dei dazi qualche motivazione gli americani ce l'hanno per dire: vogliamo sederci a un tavolo e discutere su determinate cose. Evidentemente bisognerà trovare la chiave di lettura, perché finita questa fase 1 poi si passerà nella fase 2, che sarà più complessa, quindi sarà la vera scommessa del 2020 e staremo a vedere cosa succederà. Su un eventuale progresso nella trade war si basano tutte le speranze per gli indici per andare verso nuovi rialzi, quindi bisogna fare il tifo perché esatto. Questa telenovela si conclude in un certo modo. Esatto. A proposito di indici, appunto, ti stavo per chiedere, ne approfitto sempre a partire dal nostro sito Borsa e Finanza per prendere l'articolo appena pubblicato da Annalisa Lo Spinuso, che ovviamente fa luce su quello che sta accadendo. Adesso lo recupero subito sul nostro indice. Come lo vedi il nostro indice, Davide? Poi io propongo il nostro articolo. Ma guarda, do due letture. Sì. Una l'ho accennata prima. Se uno prende l'indice FTSE MIB, e non sto parlando del future in questo caso, parlo proprio dell'indice, e lo guarda nella versione storica. Sappiamo che l'indice di borsa italiano lo si chiama MIB 30, poi è nato l'S&P MIB 40, poi il FTSE MIB, ma storicamente è stato ricostruito all'indietro. Se uno lo guarda storicamente si accorge che noi abbiamo fatto il 6 marzo del 2000 i massimi storici, oltre i 50.000 punti, da lì in poi è stato declino, per un po' proprio fatto di minimi decrescenti, 2007 44.000 e rotti punti, 2009 24.400 punti. Da quel momento in poi abbiamo testato un paio di volte i minimi poco sotto i 13.000 punti, ma non abbiamo mai più superato i massimi, sono più di 10 anni che stiamo consolidando. La rottura di questi 24.000 e spiccioli punti, insomma, e il consolidamento sopra questi valori significherebbe, eventualmente si verificasse, io faccio molto il tifo per questo, significherebbe un'inversione di tendenza ventennale, pensate che cosa. Cioè noi stiamo di fronte a una borsa che sono 20 anni che scende e che poi per 10 anni è andata via in laterale. Se uno vuole prendersi il grafico di STM o il grafico di altri titoli come Generali o il grafico di Fiat, sì, quando ci sono queste congestioni poliennali, se poi si rompono queste congestioni, il movimento può essere molto ampio ed è per questo che faccio il tifo per questa rottura, evidentemente nell'interesse di tutti gli investitori. Detto questo, se andiamo a fare un'analisi invece sul breve periodo, diciamo che per ora a quei 24.000 e rotti punti non ci siamo ancora arrivati. Diciamo che per ora ci siamo fermati a 23.800, che ora rimane la resistenza, che abbiamo creato un buon supporto poco sopra i 22.500 punti e l'area fino a 22.300 è un'area supportiva importante, che ora siamo in questo trading range e mi attendo, come ho già detto più volte, che in dicembre tenda a succedere poco perché non c'è interesse da parte di chi il mercato lo può muovere, ok? E dopo che ci sia un tentativo, speriamo, dobbiamo essere supportati, non ce la facciamo da soli e ci vuole che ci sia un po' di congiuntura buona a livello globale, almeno sul news flow, cioè sull'arrivo di notizie, e quindi tifiamo, come già detto, per questa trade war, sì, per questa soluzione della trade war, e speriamo di andare fino là, sembra un target naturale. Davide, ascolta, io ovviamente con un sorriso ti continuavo a chiedere anche le scorse settimane di questo rally di Natale, no? E tu mi hai risposto, è ancora questo rally di Natale. In realtà, insomma, è una domanda che ci arriva costantemente. C'è un amico che, oltre a chiedere un'analisi di Mediolanum, che poi andiamo a fare con te, dice: il rally di Natale può continuare a gennaio, quindi non solo, dice, cioè, lo vediamo adesso, può continuare poi con il nuovo anno, ed è già il secondo amico che ce lo chiede per oggi, cioè se con il nuovo anno possiamo assistere ancora a questo rally. Il rally di Natale la vendo così: i mercati hanno una cosa, si scrive YTD, Torino Domodossola, year to date, vuol dire la performance a partire dal primo gennaio, no? Ed è il modo in cui i fondi misurano le loro performance, i gestori ragionano sulle loro performance.
abbiamo avuto un 2019 da record. Siamo partiti che l'indice nel 2019 valeva meno di 18.000 punti, attualmente siamo tra 23 e 24.000 punti, insomma siamo stati anche quasi 24.000 punti. Evidentemente noi abbiamo già avuto un rally da inizio anno. Quando arrivi vicino a fine anno in questa situazione qui, voi provate a pensare un gestore che l'anno scorso gli è andata così così, quest'anno gli è andata molto bene e a quel punto dice, ah, accidenti, l'anno prossimo i miei clienti avranno molte aspettative se quest'anno sull'azionario gli regalo queste performance. Qui basta andare a benchmark, cioè fare come l'indice, e hai fatto un super anno nel 2019. Allora, chi è che ha interesse prima di fine anno a spingerlo ancora su? Nessuno, perché non solo non hai più bisogno di fare performance, l'hai già fatta quest'anno, ma inoltre più vai su, più lo zero da cui si riparte il primo gennaio si alza, e quindi il compito dell'anno nuovo diventa più arduo. Per cui mi aspetto che l'indice stia qui e che se deve fare ancora qualcosa di buono lo faccia l'anno nuovo. Poi staremo a vedere, certo, perché le resistenze vicine, cioè quella resistenza lì che ci tiene da 10 anni a ribasso, non sarà mica, come dire, semplice superarla. Ci vuole che ci sia un evento che ci aiuti e che ci stimoli proprio a cambiare passo. Sarebbe, non a caso, una inversione di tendenza ventennale. Pensate di cosa stiamo parlando. E quindi evidentemente tutte le aspettative per il 2020 e qualsiasi velleità passa attraverso il superamento di quella soglia. Ci mancano, mal contati, un migliaio di punti, un po' di più, un po' di meno, dipende dai giorni. Un migliaio di punti sono un qualcosa che si può fare, no? Sono meno del 5%, se posso dire, di performance, quindi quel livello si può raggiungere, poi l'anno dipenderà se si riesce a superare quella soglia. Viceversa bisognerà guardare in basso, perché poi gli approfondimenti possono anche essere significativamente all'indietro nel caso di fallimento. Allora Davide, perfetto, benissimo, abbiamo risposto anche a questa. Allora Mediolanum mi chiedeva sempre questo amico, come la vedi? Poi ti leggo anche qualche altro messaggio se sei d'accordo, così andiamo sull'indice titoli a richiesta dei nostri telespettatori. Allora, adesso apriamo il grafico di Mediolanum. Dunque, Mediolanum si tratta di un titolo che ha corso moltissimo, direi, se proprio possiamo vederlo, in un modo che, come dire, in un modo che è stato migliore di come è salito l'indice. A un certo punto ha rotto una congestione che durava anche qui poliennale dal 2015, insomma poi di nuovo nel 2018, l'area intorno agli 8 euro, tra gli 8 e gli 8,40 euro, e una volta rotta quell'area lì, come dicevo prima, no? Quando rompi queste resistenze poliennali poi il mercato va via veloce, perché sei in una terra di nessuno, ma dove non hai più gente che ha voglia di vendere, perché non c'è gente che ha comprato, ha visto perso, ma sono tanti anni che il titolo non sperimenta questi territori, quindi i 9 euro sono arrivati in un attimo. Ora il titolo sta prendendo un po' fiato, l'ho spiegato tante volte, prova ad andare in salita in montagna, e okay, non è che vai da 0 a 8.000 in un giorno, ogni tanto ti fermi, fai campo base e acclimatamento, questo sta facendo Mediolanum in questo momento. Va bene, invece Rudy chiede un ingresso, se possibile, su Prysmian e STM. Allora, per quanto riguarda Prysmian, io in questo momento, siccome sono tifoso di una crescita dell'indice che spero avvenga in maniera duratura, ovviamente sono un ottimista di natura, ma bisogna anche prevedere il paracadute, questo va detto, perché il paracadute può servire molto. In realtà devo dire che in questo momento non comprerei Prysmian sotto le resistenze, aspetterei una violazione a rialzo delle resistenze, quindi direi che Prysmian potrebbe anche salire ancora un euro per trovare la resistenza. Se dovesse superare la rialzo, sopra si aprono scenari molto importanti. Viceversa, bisogna vedere se uno ha voglia di portarsela da qui a lì, perché ha due resistenze a breve, una a 21,80, non molto lontana dai prezzi attuali, e l'altra, la più importante, la più significativa, è intorno ai 22,40, 22,30, 22,40. Sì, ok. 22. Qual era l'altro titolo? STM. Allora, STM invece, come dire, graficamente è estremamente interessante. Perché? Perché si è fatta, dopo aver rotto una congestione anche lì durata 8 anni, superati 10 euro, è andata a 23 euro di gran botta. Questo è successo tra il 2016 e il 2018, ok? In un paio d'anni, quindi insomma ha fatto una corsa veloce. Poi in pochi mesi, diciamo da inizio estate del 2018 fino a Natale, è tornata poco sopra 10, quindi si è rimangiata tutto e ora è tornata lassù, addirittura ha superato i massimi precedenti. Quindi il titolo sembra ben impostato e per ora, con un po' di anticipo sul resto del mercato, ha fatto ulteriori nuovi massimi relativi. Quindi
è già un titolo più allineato all'andamento dei mercati americani. Ora attenzione, perché siamo davvero, cioè, forse c'è bisogno di un po' di consolidamento, ma il grafico è bello, è molto bello. Bisogna avere un po' di coraggio. Guarda qua, bisogna avere un po' di coraggio, giusto? Allora, certo. Poi mi chiedono l'analisi di Telecom. Sì, e ricordo, coraggio significa avere anche il paracadute. Cioè no, beh, Davide, certo. Okay. Cioè, coraggio non vuol dire compro così, no, vuol dire avere anche il paracadute. Anzi, allora, io ormai cito delle tue chicche che ci lanci, soprattutto sul sito Borsa e Finanza, hai detto il paracadute sempre con delle belle cordicelle a cui aggrapparsi. Con quattro cordicelle. Esatto, no? Con quattro. Ecco, cioè, quindi bene, vorrei dire. Okay. Certo, va bene. Allora, Telecom è inserita da un paio d'anni, diciamo così, quasi due anni, in un trading range. Il trading range ha i suoi minimi intorno a 0,43, i suoi massimi intorno a 0,58. E di nuovo qui è arrivata sulla zona dei massimi e poi è tornata indietro. Ha fatto fatica, ha rimbalzato. Diciamo quindi che se uno volesse pensare di acquistarla, bisogna monitorare le aree dei supporti sulla debolezza, però io sono sempre più favorevole ad entrare sui segnali di forza. Allora, il supporto più importante sta intorno a 0,52-0,53, quello che ha fatto molta fatica a rompere a rialzo, è una specie di mediana di questo canale ampio di lateralizzazione. La resistenza a questo punto sono i precedenti massimi, quindi diciamo 0,585, ecco, giusto per dare un'idea, e però vediamo, perché è tornato indietro, magari c'è una reazione. Ora io sarei più favorevole a un superamento della soglia sulla forza, ma mi aspetto che quando parlo di forza ci vuole che l'indice vada anche lui a farsi questo marcio. Voglio dire, tutto avverrà, credo, in un movimento conforme. Questo è quello che mi aspetto. Questo è quello che ti aspetti. Va bene, ti faccio un'altra domanda e poi ti saluto, che peraltro si riferiva anche al ragionamento che facevi tu prima della situazione generale. Paolo scrive: ma non si sa perché non si sa dove investire i soldi e quindi si investe in borsa? Cioè, quindi si sarebbe. In questa domanda c'è una grande verità, ma non dico che lo scegliamo noi. Allora, se uno guarda, diciamo, a partire da settembre, a ciò che è successo sul Bund tedesco, si accorge che sul Bund tedesco c'è stato un aumento del rendimento, da meno 0,75 siamo arrivati fino a meno 0,25, attualmente siamo a meno 0,3. Questa fuoriuscita di denaro vuol dire che c'è gente che ha tolto il denaro dai forzieri, dove addirittura non solo non rendeva più, ma è diventato un costo. Evidentemente questo movimento vuol dire che dei soldi sono usciti da lì e sono andati da altre parti. Dove? Due cose si sono viste nei grafici. La prima è che sono stati venduti euro e comprati dollari e c'è stato un aumento di attività verso i treasury americani. Quindi probabilmente qualcuno ha tolto liquidità dall'area euro, l'ha messa in area dollaro e ha comprato treasury che erano tornati a rendere vicini al 2%. Okay? Uh-huh. Quindi questa è una prima scelta. Tripla A, ma da una parte rendimento negativo, dall'altra rendimento, un delta del 2,5% mal contato, mi prendo questo delta a vantaggio. Ok? Un'altra parte di liquidità, e qui lo abbiamo di nuovo visto nei volumi, che sulla borsa italiana sono passati da 1,4 miliardi circa, 1,8 miliardi al giorno, a arrivare fino a oltre i 3 miliardi al giorno. Un'altra parte è stata quella di comprare azioni. Certo, si comprano azioni, soprattutto quelle azioni che sono più proximity dei bond, cioè titoli a beta basso, cito Poste Italiane, titoli che sono andati bene, Generali, Poste Italiane, Enel, le utilities in generale. Titoli che hanno un beta basso e pagano buoni rendimenti, buoni dividendi, ok? È molto più rischioso questo, ma è un modo per fare performance e serve. Una volta certo. I portafogli erano 80-85% bond, 15% azionario, oggi abbiamo portafogli che sono 50-50 oppure addirittura 60-40 sovraesposti sull'azionario. Purtroppo i gestori per trovare rendimenti devono fare questo. So che è molto rischioso, ma se il mercato va, allora può essere anche molto remunerativo. Evidentemente è un rischio che va calcolato e quindi il telespettatore ha ragione, cioè c'è stato un flusso di questo tipo, attualmente però tutto è tornato alla calma, i volumi sono tornati bassi, il bond tedesco si è di nuovo stabilizzato. Il prossimo movimento sarà significativo, per questo dico che oltre al Twitter di Trump bisogna avere lì il future sul bond tedesco e capire sopra o sotto certe soglie se c'è di nuovo
fuoriuscita di liquidità o se il denaro torna nei forzieri. Nel caso primo, risk on, cioè mercati che salgono, viceversa mercati che scendono. Sei stato chiarissimo come sempre, Davide Biocchi, quindi ti ringrazio, abbiamo anche risposto a un po' di messaggi, ci risentiamo naturalmente sulle fonti TV e anche su Borsa e Finanza. Grazie Davide Biocchi. Un saluto a tutti, grazie. Grazie, grazie mille.